Sindaco, i lavori del corso hanno subito un'accelerazione. Cosa è dovuta questa cosa? Ma diciamo che innanzitutto noi non abbiamo, insieme all'assessore Fracassa che segue costantemente i lavori, non abbiamo ovviamente accettato il cronoprogramma presentato dalla ditta, che vuole far finire i lavori diciamo a novembre. I lavori devono finire sicuramente prima. Abbiamo chiesto anche all'impresa un maggiore sforzo e di fatto in questo momento, come potete vedere, il numero di operai sono raddoppiati. Stamattina ci sono 10 maestranze presenti, tra l'altro diciamo, si è cambiato anche un po' metodo di lavoro attraverso l'utilizzo di una tecnologia, di una macchina che in qualche modo facilita, per così dire, il lavoro e anche i tempi stessi del lavoro. Bisogna adesso accelerare, sfruttare il mese di agosto, che è un mese comunque in cui le attività commerciali diciamo, si lavora meno, ci sono le chiusure per le vacanze estive, l'impresa continuerà a lavorare, i lavori andranno avanti perché dobbiamo chiudere questo cantiere. Quindi questo è l'input che l'amministrazione ha voluto dare sia al direttore dei lavori che all'impresa, e mi sembra che l'impresa ha risposto, perché questa mattina io ero già presto sul cantiere, ho visto che comunque le maestranze sono raddoppiate. Nei primi giorni del mese di agosto si partirà con la parte centrale, quindi abbiamo concordato anche questo insieme all'assessore Fracassa e all'impresa, per cui diciamo il mese di agosto sarà un mese in cui i lavori andranno avanti molto velocemente. È chiaro che i problemi comunque ci sono stati, adesso però le difficoltà sono notevolmente ridotte, perché comunque in una parte si può tranquillamente circolare. È chiaro che l'amministrazione, come ho già detto in più occasioni, valuterà qualsiasi forma possibile per andare incontro ai commercianti del corso che comunque qualche difficoltà l'hanno subita. Però evitiamo comunque strumentalizzazioni di sorta. Questo lavoro andava fatto, il corso andava riqualificato, ci sono stati dei problemi? Sicuramente sì. Ci sono stati dei ritrovamenti? Sicuramente sì, quindi si è perso del tempo anche da questo punto di vista. È un lavoro comunque difficile perché il cantiere di per sé è complesso, però in questo momento abbiamo chiesto ed ottenuto un'accelerazione dei lavori con il raddoppio delle maestranze, e stamattina è possibile vedere insomma, che i lavori vanno avanti abbastanza velocemente. Siamo sempre stati sul pezzo, però alla fine la città di Teramo si ritroverà un'opera pubblica nuova, moderna, con un cavidotto centrale, una riqualificazione del corso principale di Teramo che è importante e fondamentale per lo sviluppo e la crescita della nostra città, che ha bisogno di risollevarsi, ma questo l'ho detto anche in un'intervista ieri, per risollevarsi c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Questa occasione di Teramo capitale della cultura deve essere un'occasione per stare tutti dalla stessa parte, per lavorare tutti per uno stesso obiettivo.